Buonasera, ben trovati. Siamo oggi qui per presentare il primo acquisto per la stagione 2016-2017 dell'ASD Gelbison. Il primo di una buona serie. Noi come società abbiamo fatto notevoli passi avanti in questi giorni. Già sabato abbiamo chiuso anche una buona percentuale delle situazioni aperte della stagione scorsa, proprio per evitare tutto quello che abbiamo subito nella stagione precedente, a iniziare da vertenze eventuali e quant'altro. Questo significa che il progetto della società Gelbison è un progetto forte, è un progetto che è a lungo termine, purtroppo non come spesso è accaduto non solo a Vallo ma anche in altre piazze, che si è pensato alla squadra dei Serie D fino a maggio, poi vediamo chi siamo, chi non siamo, la società, se c'è, se non c'è, l'iscrizione e tutto il resto. Noi, non con presunzione, dico che tutta la società ha già lavorato sulla parte del campionato prossimo, dal responsabile della tecnica Riccardo Paolino, al presidente Antonello Mainente, che ha una supervisione a 360 gradi, al vicepresidente vicario, alla quale dopo passerò la parola, e al sottoscritto, direttore generale, perché spaziamo su tutto, alle scuole calcio, ai primi calci, alle juniores, abbiamo sistemato già tutto, quasi meglio, per avere un campionato tranquillo, per avere la felicità di tutti per essere qui a Valle della Lucania, perché noi sulle spalle portiamo il nome di Valle della Lucania e dobbiamo dimostrare a chi ci ospita in primo luogo che Valle della Lucania è questo, è organizzazione, è educazione e correttezza. Passo la parola, detto questo, al vicepresidente per la presentazione di questo attaccante mancino, che ci assicurerà, spero, un campionato dignitosissimo, è quello che merita Vallo, è quello che meritiamo noi. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Ugo per la bella presentazione. Siamo qui quindi per presentarvi Domenico Maggio, classe 1990, in forza alla Frattese, prima alla Versa Normanna, e per lui parlano i numeri. Direi un attaccante molto forte che già al suo esordio con l'Arzanese a 18 anni ha collezionato in 30 presenze 26 gol. Poi con la Versa Normanna anche 16 gol in 28 partite, con la Sarnese è stato protagonista della promozione in Serie D con 17 gol in 30 partite, ancora con la Sarnese 16 gol in 31 partite, quindi direi che è sicuramente un attaccante prolifico e promettente, speriamo, per la stagione Ventura. Vi ringrazio e passo la parola a Domenico se vuole fare un saluto. Sì. Buonasera a tutti, voglio ringraziare a tutti il presidente, il mister per questa nuova avventura. Sono contentissimo di stare qui e speriamo bene di continuare questa striscia positiva di gol anche qui a Gelbison. Domenico, tu sei un attaccante centrale, Sì. giusto? Qual è? Sei mancino, mal di testa? Come la cavi? Sì, me la cavo bene, poi si vede in campo se me la so Sai cavare benissimo, quest'anno la Gelbison ha avuto dei problemi di attacco, quindi la società punta moltissimo su un attaccante che dia tranquillità al reparto. bene. Quest'anno comunque c'era un attaccante forte come De Luca, che io conosco molto bene, l'ho visto giocare, che è forte. Poi ogni anno ha una storia, per noi attaccanti e per tutti. Avevi altre proposte prima di questa della Gelbison? Sì, c'erano anche altre cose, però il mister insieme al presidente mi hanno convinto qui a iniziare questa nuova avventura con la Gelbison. Io dico come al direttore sportivo, Riccardo, quanti gol prometti per il direttore Va sportivo? bene, non prometto gol, prometto impegno e lotterò ogni settimana per fare bene. Grazie.